attimo, ma che era un sogno? Oh mio Dio, che sogno bruttissimo! Il nonno, devo andare a vedere che sta bene! Questi sogni di solito sono premonitori, magari viene schiacciato da un pullman. Ciao, Anna! Sta bene? No, ho fatto un sogno terribile. Ti ho sentito gridare, che è successo? Ho sognato che il nonno moriva schiacciato da un pullman, una cosa terribile, infatti mi sa che... Sì, devo andare a vedere che sta bene, ma perché... Ma no, sta bene, sono uscita prima, 2 secondi fa per innaffiare i fiori ed era solito sulla panchina. E che ne sai, magari è passato un pullman proprio adesso, lo ha schiacciato, una cosa... Ah! Che c'è? Ma che è un pullman questo? Anna, vieni un po'. C'è? Non lo so, c'è un cubo di cemento davanti a casa nostra. Non c'è, c'era mica. C'è stato? No, non c'è sempre stato. Lì c'era casa di Ofelia, proprio lì. Casa di chi? Ofelia, casa di Ofelia. Come chi? Quella che mi vuole... Ma come, non te la ricordi? Ma che hai battuto la testa? Lion, ma hai sognato veramente qualcosa di brutto? Guarda che lì non c'è mai stata una casa, c'è sempre stato il blocco di cemento. Ma non è vero! Io ho sognato, ma il nonno ho sognato. Sono lucido adesso, se vuoi puoi anche provare a darmi un pugno. Guarda che lì c'era una casa tutta rosa che apparteneva a quella sciroppata che si era innamorata tutta di me. Casa rosa? Ma ti pare che fanno costruire una casa tutta rosa qui? Dai, entra, forza, ti preparo una bella colazione, che hai fatto un brutto sogno, sì, sei ancora tutto scosso, tranquillo, ma... non è successo niente, guarda, ecco qui un bel biscotto, un ma bel io sono... di frutta. Anna, sono sicuro, sì, ho capito, grazie, molto buono, ma io sono sicuro di quello che dico di lasciare la casa di Ofelia, adesso c'è un cubo di cemento, che cavolo è successo, sei stata tu? Ma di che parli? Te l'ho detto 3000 volte. Lì c'è sempre stato un cubo di cemento. Puzzi di cemento. Perché hai un secchio vuoto sulle spalle? Perché? Cos'era quello? Stavo pulendo il garage e c'erano ancora dei secchi di cemento di quando abbiamo sistemato casa. Li stavo lavando, vedi? Secchi vuoti e puliti. Vedo. Ma mi sembra strana questa cosa che tu dici, Anna. Non è vero mica. Secondo me tu hai creato un cubo di cemento per nascondere la casa di Ofelia perché eri gelosa. Ma stai scherzando? Scusa, anche se ipoteticamente, anche se fosse vero, come farei a creare un cubo di cemento così grosso? Non lo so questo. Comunque va bene, facciamo che ti credo, Anna. Mettila. Facciamo che... Sì, la smetto. Facciamo che credo al fatto che nel nostro giardino non c'è la mia ex fidanzata sepolta e che dietro casa nostra... Ancora questa storia. Lascia stare. E che dietro casa nostra non c'è un cubo di cemento che racchiude la casa della ragazza che si era innamorata di me. Ma va bene lo Lion, stesso. Lion, te lo dico io. Tu guardi troppa televisione. Sì, sicuramente troppa. E soprattutto senti. Ascolti troppe storie del nonno. Perfetto. Allora, senti, io vado a vedere appunto se il nonno sta bene, perché il sogno che ho fatto era molto reale. Mi voglio assicurare che sta bene. Va bene, preparo la colazione ai ragazzi. Benissimo. Ma guarda te! No, non è vero che mi devo assicurare che stai bene. Lo so che stai bene. Bello vederti, ti ho sognato crepare. Ma cosa? Crepare? Ma creperà tua sorella! Ehi, era un sogno, ti allunga la vita. Ma guarda te questo ignorante. Io comunque ci vedo gatta che ci cova qui. Quel cubo di cemento non è mica normale. Quindi io col mio fiuto investigativo mi sa che ci vado ad appoggiare l'orecchio e vediamo se sento qualcosa da dentro, perché un cubo di cemento di sicuro non parla. Ofelia? Pronto? Sento qualcuno, c'è qualcuno là fuori, è diventato tutto buio qui. Oh mio Dio, lo sapevo io. Ehi, mi sentite? Ecco, porca di quella miseria inferocita. Allora veramente l'ha racchiusa qua dentro quella matta. Oh santo cielo, io adesso che cavolo faccio? Non posso mica tenerla chiusa qua dentro. Pronto? Lion, cosa ci fai vicino al cubo? Non hai detto che stavi andando a trovare il nonno? Sì, infatti stavo andando a trovare il nonno. Poi mi sono fermato qua perché ho sentito... Fila subito dal nonno. Ho sentito un gufo dentro il cubo. Un gufo? Sì. Di giorno? Un gufo dentro il cubo, sì. E comunque basta. Vieni qui. Guarda che non me la bevo questa storia. Secondo me là dentro c'è Ofelia. L'ho pure sentita parlare da dentro il cubo. Allora, uno non so di chi tu stia parlando. Sì, certo. E se per caso c'è qualche Ofelia nella tua vita, magari sei tu che mi devi spiegare qualcosa. Lo che sai dici? Benissimo. Ma guardate questa. Mica mi sono immaginato tutto. Io so bene quello che è successo. Era matta, voleva innamorarsi di me. E io le ho sempre detto di no. Sì, tu certo. Ti sei. Nei tuoi sogni più belli succedono
solo queste cose. Finiscila, è stato reale, eh? Molto reale. Ho le prove. E comunque non me ne frega niente se mi credi o no, perché io ho scoperto la verità e devi farla finita con questa storia. Basta, non mi distrarrai come se non fosse niente questa volta. Non tirerai fuori qualche coniglio dal cilindro per farmi dimenticare di questa tutta situazione. Questa volta io sono convinto di quello che ho visto e sentito, ok? E io sono sempre più convinta che tu abbia sbattuto la testa. No, non è vero, ne sono sicuro. E non c'è niente che potrei fare per farmi dimenticare di quello che so, ok? Anche vedere un film? Dipende. È il nostro giorno di riposo. Che film? Ho pensato ad un bel film molto stimolante. It il craftagliaccio. Il che? It il craftagliaccio. Che cacchio è un craftagliaccio, mo? Ma che questo è ignorante? Si chiama pagliaccio. Ma che mica devi mettere craft davanti a tutte le parole solo perché siamo su... Ma si chiama così, non è colpa mia. Ma stai dicendo le fesserie, stai dicendo. Comunque ci sto, ok? Ma solo perché mi piace quel genere di film. Ma appena finito il film, tu mi prometti che ci mettiamo quattro occhi lontano da orecchie indiscrete e tu mi confessi la verità su quel cubo nero che c'è dietro non casa. Non c'è assolutamente niente da confessare. Adesso fai partire il film, dai. Va bene, tanto io lo so quello che ho visto l'estate scorsa e anche ieri. Qui dentro c'è posto per qualcuno. Non mi sono ancora. Sono in ritardo. Ehi, ehi, ferma. Bella bambina, ciao, ciao. Salve. E io sono il pagliaccio, il craftagliaccio, anzi, sì, mi chiamo It. Benvenuta nel mio tombino. Sì. Ma un nome un po' sfigato, It. Come? No, non è vero, io non sono sfigato, sono un craftagliaccio molto famoso anche. Facciamo un patto. Simpatica bimba, come ti chiami? Qual è il tuo nome? Mi chiamo Megan. Megan, bel nome. Megan. Ascolta, Megan, io ti faccio una proposta. Siccome qui nel mio tombino io mi sento sempre così solo e così annoiato e così triste, allora ti propongo di venire a farmi una visitina. In cambio ti posso dare tanti di questi dolcetti. Vedi, ne ho tanti, ma sono tutti qui dentro, vedi? Ecco, puoi averne un assaggio, eh? Che ne dici? Che buona! Ma scusa, ma tu vivi in una fogna, puzza lì dentro. No, 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 io devo andare a casa. La mamma oggi ha fatto il pollo arrosto. No. Oh, il pollo arrosto così buono, ne vorrei tantissimo una coscia. Ma non importa. Senti, Megan, allora ti posso fare un'altra proposta. Se tu entri qua dentro, io ti farò giocare con i miei videogiochi. Che ne dici? Videogiochi? Che giochi hai? Io ho Craft of Duty, poi ho Craft Night e Minecraft. Ti piacciono? Ah, ma quelli sono tutti giochi vecchi. No, non mi piacciono. Io gioco solo a Craft Barbie. Mi stai iniziando a far arrabbiare. Ma che cosa fai? Sono pur sempre un pagliaccio cattivo, sai? Non posso mica permettermi. Ma come sei cattivo? Secondo te io dovrei venire nelle fogne con un pagliaccio cattivo? Io me ne vado a casa che mamma ha fatto, oltre al pollo, ha fatto anche le patate arrosto. Ma aspetta, guarda che cos'ho. Guarda che palloncini. Hai visto? Quali, vedi? Palloncini. Ne ho tanti, vedi, palloncini. Oh, che belli! Sì, no. I miei palloncini! Torna subito qui, sono che i miei vuoi? Palloncini. Puoi averli soltanto se vieni a farmi visita qui nel mio tombino. Non è detto che devi venire per forza adesso, puoi anche tornare a casa e tornare dopo. Che dici? Aspetta, fammi dare un'occhiata. Sì, prego. Ma è un buco strettissimo, lì dentro non ci riesco neanche ad entrare. Ma perché non vieni tu a casa? E non Mamma posso ha fatto il pollo con le patate e ha fatto anche le bistecche. Che bontà. Magari sarebbero buonissime, però vedi, io non posso uscire perché una maledizione mi ha legato qui a questo tombino. Sai, la mia storia è molto triste, Megan. Pensa che quando avevo più o meno la tua età ho fatto la popò con la tavoletta abbassata. L'ho fatta sotto. Che schifo. Esatto, lo so che schifo. E così sono stato condannato a dover vivere per sempre qui dentro. Per rendere le cose meno tristi, ho recuperato un costume da pagliaccio e me lo sono messo. Da quel giorno tutti iniziano a chiamarmi cattivo e pensano che io voglio uccidere la persona. Scusa, ma dove l'hai preso quel costume? Nelle fogne? Sì, qualcuno lo ha scaricato giù per il cesso. Schifo! Allora senti, riprenditi il tuo dolcetto fognoso, i tuoi pantaloncini fognosi. Io devo andare a casa, la mamma mi aspetta, che oltre al pollo, alle patate e alle bistecche ci sono anche i dolcetti. Ciao!
Ciao. Sì, però così non è mica giusto, Mi hanno dato soltanto queste cose e non riesco ad attirare nessuno qui nel mio tombino. Così non potrò uccidere nessuno. Non mi piace questa cosa. È uno schifo. Voglio il sindacato dei pagliacci cattivi. Questo film faceva schifo. Facevo veramente pena. Scusa, non è morto nessuno. Non c'è stata amici. Ma tu ti sei calata nella parte. Ti vedo i palloncini del pagliaccio. Scusa, ma che... No, che c'è? C'era un gadget all'interno del DVD e tu te lo sei tenuto per te? No. Te lo vedo addosso? No, sono gli stessi palloncini del pagliaccio. No, ti sbagli. Non mi sbaglio assolutamente, perché io non ti sto nascondendo assolutamente niente. Tu mi stai nascondendo? Perché io non ti sto assolutamente nascondendo che io ho fatto un cubo gigante con cemento. Ecco appunto. Non piangere. Siediti lì nella cucina, dai, siediti lì. Ascolta, non ti devi preoccupare. Io l'avevo capito perché sono un genio. Non poteva essere che mi ero sognato tutte quelle cose. Sai perché? Perché io faccio al massimo un sogno per notte, mai due. E se avevo già sognato che il nonno moriva investito da un pulmino, non potevo aver sognato anche tutta la faccenda di Ofelia. Sì, vabbè, ma non smettiamola di parlare di te. Scusa, non puoi chiedermi perché. Perché ti eri ingelosita come una faina oblunga e quindi avevi deciso che Ofelia doveva sparire. Da un certo punto di vista avevi anche ragione, Annina, perché quella lì era diventata pazza. Cioè, prendere nostra figlia in casa sua, pensava di non chiamarci, voleva tenersi la casa sua, capisci? Ed è per questo che è lì dentro e lì ci rimarrà finché il signor Ender non la verrà a prendere. E dove la deve portare? Cioè, il signor Ender deve prendere... Scusa, secondo te io come ho fatto a fare quel cubo? Ho contattato il signor Ender, che mi ha messo a disposizione, sai, quei materiali che usiamo noi quando lavoriamo per lui. E lui se la porterà via con tutto il suo cubo e tutta la sua casa e la porterà da qualche altra parte, lontanissimo da noi. Ho capito, è un piano geniale, questo te lo devo garantire, però... Visto? Quindi... Non ho ucciso nessuno, mai. Aspetta, in ogni caso lei adesso è immobilizzata nella sua casa sotto una coltre di cemento. Però effettivamente non l'hai uccisa, questo te lo posso concedere. Senti un po', hai mica pensato... Quindi io aspetto le tue scuse. Perché le mie scuse? Perché pensavo... Ma hai pensato che fossi un'assassina? Come quel pagliaccio sfigato lì? Sì. Tanto ti ricordo che se andiamo a scavare in giardino da questa parte sicuramente troviamo qualcosa. E poi... Al massimo ci trovi le patate che hai piantato tu tre anni fa e ancora non sono cresciute. Certo. Ci troviamo anche la mia ex fidanzata. Mi pare si chiamasse Samantha, ma me lo sono un po' dimenticato. Comunque, ciò nonostante, penso che almeno dovremmo tirarle qualcosa da mangiare dentro quel cubo di cemento. Lo sai? Perché secondo te a casa sua non ha da mangiare con tutte le torte che ti ha fatto, Anna? Sta bene, dove sta? Se muori di fame poi come fai? Te la dovresti vedere che con la tua coscienza. Tu vai lì, il cubo ci finisce anche tu. E non sono sicura che il cubo sarà vuoto come il suo. Senti, non puoi mettermi in un cubo con tutta la casa, perché nella casa ci sei anche tu. E comunque, lo dobbiamo fare. Vieni pure tu, facciamo un buchino piccolo piccolo nel cubo, ci buttiamo due o tre bistecche dentro e poi richiudiamo il cubo, va bene? Va bene, se non ti fidi di me, puoi farlo tu stessa. Ce l'hai un piccone? Perché io non ce l'ho in questo momento. Vado a prendere in casa. Ok, allora usciamo dalla parte di dietro. Anna, è una cosa che bisogna fare. Non puoi lasciare il tuo prigioniero senza niente da mangiare, a meno che il tuo intento non sia ucciderla. Ma tu mi hai detto che non vuoi ucciderla, giusto? No, assolutamente no, non voglio uccidere nessuno. E ora andiamo. L'hai prese le bistecche? Sì, le bistecche ce le ho. Certo che hai fatto un bel lavoretto, però hai costruito un enorme monolite di roccia nera. Sei stata fenomenale. Quando costruiamo le case non ne sei mai così veloce, Complimenti. Senti, allora dove lo facciamo il buchetto? Tipo qua? Non lo so, qui, va bene qui. Sì, va bene lì, Ok. Guarda, vedi che io lo sapevo, poverina. Vabbè, senti, non facciamo rumore, così non lo sa. Gliele butto di là, gliene metto un po'. Chiudi. Dov'è finito il blocco? Aspetta, ci penso io. Tanto da un blocco non passa, quindi anche se lo può scavare. Ecco qua, va così. Ok, tappa. Prega che non abbia una pala o un piccone robusto, perché altrimenti può uscire da sola. Quando è che deve venire il signor Ender a ritirare il chunk? Dovrebbe venire domani notte. Ok, perfetto. Allora, fino a quel momento conviene che ogni
ogni tanto buttiamo un occhio al cubo di cemento, ok? Perché se lei esce fuori, poi va dalla polizia, sono cavoli amari per tutti, ok? Che e allora a quel punto ci vado io alla polizia. Le dico che ha rapito mia figlia e ha cercato anche di sedurre mio marito, che è uno stupido, però... Non sono uno stupido e io non ci sono caduto. Devi sapere che io ho sempre resistito, non puoi capire. Guarda, ti faccio vedere quello che faceva, perché è una cosa che va spiegata. Non lo voglio vedere, vedere. Anna, devi venire perché mi dà proprio onore aver resistito a così tanta seducenza. Certo, vieni. Allora, certo, come no. Hai resistito così tanto che appena te ne sei andato ci ha riempito casa di torte. Sì, ma non è stata colpa mia, era matta. Guarda, io mi sedevo sul suo divano, no, ma lontano da lei. Però tu fai finta che tu sei me, siediti lì nel posto. Qui. E lei faceva così, si metteva a fianco, swishava in un modo incredibile. Io mi spostavo, fallo, e lei di nuovo veniva così, capisci? Una cosa terribile. Che schifo. Sì, ma poi era bravissima, si muoveva mi come un'anguilla. Mi sa che quel cubo il signor Ender glielo No, Anna no. Ok, forse era meglio se non te lo raccontavo questo fatto. Magari, ma no, magari. Hai fatto la cosa giusta, dimentichiamoci di Ofelia e lasciamo che il signor Ender la porti in una città lontana del deserto, va bene?